capito, ma la, è non assurdo. Possiamo neanche togliemi questa grafica per non cortesia. Possiamo neanche dire Massimo, che non sappiamo quello che era. È vergognoso. Io faccio il cantante, sono incensurato, mia moglie e noi è incensurata, l'abbiamo reso, l'abbiamo non detto. Deve pagare le pene né lei né io, altrimenti non ci invitate. Ma scusa, io non è che posso raccontare una storia senza far finta, scusate, perché sennò facciamo come da Barbara, Massimo, ci raccontiamo la storia Massimo, e rose e fiori. Barbara, con per grande riguarda, rispetto è una di signora, tutti. È una signora del sì, suo mondo, nella sua televisione, è ma una grande giornalista. Le domande le dobbiamo io fare. Io la stimo, oh no, la voglio bene, è una persona che mi ha aiutato, è una persona che mi ha dato una grande mano e la voglio bene. Questo tipo di televisione non è quello ma che noi dobbiamo perché? Fare. Scusa, perché ma perché? Far vedere il quadro Massimo, di come io voglio capire. No, però rispondere alle allora, rispondiamo. Lei al matrimonio ha badato un bacio in bocca a Vincenzo Ricci. È mio fratello, mio, Vincenzo. mio cognato. E come fa a dire che le ho... Cosa, allora, cosa devo spiegare? Di cosa devo spiegare a lei? Il l'ha mandato saluto, lei in televisione, saluto, no? Ma io mi saluto con mio padre in bocca. Ma lei l'ha mandato in televisione. Mica devo dare conto a lei. Ma se lei manda queste persone io, in televisione, allora, è una mia abitudine. Non c'è bisogno che devo spiegarlo a lei. Certo, io con lei l'ha mandato in televisione davanti io voglio a milioni di italiani. Con le persone che io voglio bene stimo, io con mio padre mi bacio in bocca. A chi devo dare conto? Scusate. Che segni sono questi? Che camorra questa? No, scusate, però mi devo arrestare perché ho salutato mio compagno. Allora, però, siccome lei contesta